Radio Doppio Zero. Radio Doppio Zero. Suona ciò che ami, più suona e più la ami. Radio Doppio Zero questa sera è su un set cinematografico. Sono appena terminate le riprese dell'ultimo lavoro di Vito Palmieri, regista bitontino, Il Mondiale in Piazza. Ciao Vito. Ciao, ciao Nicola, ciao a tutti di Radio Doppio Zero. Stanco? Molto. Però soddisfatto. Sì, sono soddisfatto. Oggi è stata una giornata anche un po' ricca di imprevisti, visto che c'è stato anche un acquazzone e ci siamo fermati un po'. Senti, io vorrei che tu ci raccontassi un po' questo mondiale, come è venuta fuori tutta questa idea. Poi parliamo di tutto il progetto, come è nato. Beh, l'idea è venuta fuori proprio dalla delusione, purtroppo, che c'è stata a novembre, una giornata drammatica per lo sport italiano, quando appunto l'Italia è stata eliminata per partecipare ai mondiali della Russia 2018, e lì ho detto dobbiamo fare qualcosa, in qualche modo dobbiamo reagire. E io seguo il calcio, mi piace molto lo sport, quindi ho associato questa mia passione al mio lavoro, che è appunto il cinema, e quindi ho pensato subito di scrivere una storia su questo, ma non che parlasse solo di calcio, perché è difficile fare dei film, secondo me, sul calcio e sullo sport, perché sono emozioni completamente diverse rispetto a quelle del cinema. E quindi ho cercato di raccontare questa storia sportiva attraverso uno spunto, che è appunto l'emigrazione di seconda generazione, e quindi raccontarla attraverso questo spunto qui, questa storia della mancata qualificazione dell'Italia ai mondiali. Infatti tu hai voluto toccare comunque un tema abbastanza particolare, quello dello Ius Soli. Sì, ma anche perché lo richiedeva il bando che abbiamo vinto, appunto, che è questo bando che è Migrarti del Ministero, e lo spunto era proprio questo, Migrarti di seconda generazione, e quindi ho associato vari spunti ed è venuto fuori questo soggetto, ecco. La produzione di Arti Cultura di Bologna, giusto? Sì. Io so che a te piace molto girare a Bitonto, perché a parte il ritorno alle origini, però trovi sempre molti spunti per i tuoi lavori. Sì, beh, quando ho pensato a questa storia ero qui, quindi giustamente ho subito pensato di ambientarlo in questa piazza. Vorrei girare di più, insomma, mi piacerebbe girare di più, visto che insomma la gente ha apprezzato molto, perché mi ha aiutato, ci sono state diverse comparse, ieri c'è stata la finale di questo mondiale in piazza, quindi i bitontini mi hanno aiutato perché erano numerosi, e quindi ho visto che c'è stata una grande accoglienza, un grande interesse da parte di tutti, e spero di girare anche altre cose, non solo in una piazza ma anche per le vie della città, ecco. Adesso cosa fai? Ti riposi un attimino, poi cominci con il montaggio? Comincio col montaggio, perché il montatore mi ha già mandato appunto delle foto in cui mi faceva vedere dei riferimenti di alcune immagini che abbiamo già girato, quindi inizierò subito il montaggio e non credo di riposarmi. Senti, questo lavoro invece dove sarà portato? Ma di solito i cortometraggi in generale hanno una distribuzione che ha a che fare con i festival italiani e anche internazionali. Io per fortuna ho avuto la possibilità di fare dei corti che hanno avuto questo percorso. Prendiamo Matilde, è stato in concorso a Berlino e poi Toronto, India, insomma è stato... E così spero vada in porto anche per questo corto, quindi ha anche un lato sportivo e sicuramente avrà anche la possibilità di essere selezionato in festival dove lo sport è da protagonista, quindi insomma credo che insomma, il futuro di questo corto sarà appunto nei festival italiani e all'estero. Noi ti auguriamo un in bocca al lupo, grazie per averci dato la possibilità di vedere quello che è successo a Bitonto in questi giorni, e un grazie particolare da parte mia che mi hai dato la possibilità di far parte, seppur in piccola parte, del tuo lavoro. Certo, no, grazie a te, perché appunto in questo film poi c'è Nicola che interpreta il radiocronista, quindi questa voce off molto presente in tutto il film, e avrete modo di vedere anche lui su questo film, ecco. Grazie. Grazie a te, ciao. Siamo con Giulio Beranek, attore principale di questo corto di Vito Palmieri. Vorrei che ci descrivessi un po' il tuo personaggio, perché io l'ho visto, l'ho vissuto questi 2-3 giorni sul set, però lo devi raccontare ai nostri amici. Beh, Mario è uno di quei tanti ragazzi di paese, no? Di provincia, che può essere la provincia di Bari, di Taranto, di Brindisi, che passano la gran parte delle giornate qui, questi bar, come potete vedere alle mie spalle, e bevendo tanta birra, buttando il tempo, diciamo. E la preoccupazione più grande per loro è il calcio,
per Mario il calcio, come per il suo gruppo di amici, e la notizia dell'esclusione dell'Italia nei mondiali li ha scioccati. E quindi da qui partirà un po' tutto quello che poi sarà il film, il cortometraggio di Vito. Mario è uno di quei ragazzi che hanno magari buttato tutte le possibilità che la vita gli ha messo davanti e che si ritrova ad avere un 25-26 anni e non aver concluso nulla e a rincorrere un po' la vita, diciamo, sperando che la vita non lo mangi definitivamente. Senti, ho visto che te la cavi abbastanza sul campo di gioco, perché io poi mi sono interessato, ho visto che tu hai fatto un provino e o hai giocato anche per l'Olympiacos. Sì, sì, ho fatto tutta una trafila di giovanili, primavera fino a quasi esordire in primavera nell'Olympiacos, fino ai 17 anni. Diciamo che ho giocato a calcio a livello agonistico fino a 20 anni, poi feci il mio primo film e da lì... Senti, appunto, come ti sei trovato poi dal calcio alla cinepresa? No, il cinema è stato del tutto fortuito. Alessandro Di Robilante stava preparando il cast di Mar Piccolo a Taranto, stava facendo il giro di tutte le scuole, ci siamo incontrati, feci un provino e da lì è iniziato tutto. Meglio il calcio o meglio il cinema? Cosa ti dà più soddisfazione? Beh, il calcio era la mia vera passione fin da quando ero bambino. Il cinema è diventato prima un lavoro fortunato per me, che mi è caduto dal cielo. Poi ho imparato ad amarlo, a conoscerlo. Adesso è una cosa senza la quale non riuscirei a stare. Senti, fra qualche giorno ti vediamo su Rai 1, c'è la terza serie di Tutto Può Succedere. Non ti chiedo di svelarci niente, non puoi fare, altrimenti ti picchiano. Ti volevo solo fare una domanda. Ho visto che sei una persona molto disponibile, per cui tu non sei uguale a Mario. Mario è un po' più cattivo. No, diciamo che Mario ha un completo background, differenze, viene da un substrato sociale fatto di criminalità, di abusi, di forte ignoranza, attaccamento alle cose. È quello che Mario vuole difendere, poi vuole difendere questa piazza anche da quelli che non sono gli italiani, tra virgolette, per lui, da quelli che hanno un colore della pelle differente. Quindi direi che io e Mario siamo due mondi totalmente differenti. Sì. Eri mai stato qui a Bitonto? A Bitonto c'ero stato tante volte, però è sempre bello riscoprire le rondini in questa piazza. Anche perché, ti faccio questa domanda, perché tuo papà è cieco, tua madre ha origini spagnole, volevo capire come mai riuscissi a parlare bene il dialetto. Beh, noi siamo di famiglia nomade, di giostrai, quindi tutte le feste patronali pugliesi le ho calcate e ricalcate da piccolo girando con le giostre con la mia famiglia. Quindi conosco i dialetti baresi, leccesi, brindisini, tarantini. No. Prossimi appuntamenti di lavoro per te? Prossimi appuntamenti di lavoro, sto in giro con il mio romanzo Il figlio delle rane, che racconta appunto il percorso di formazione e di crescita di un ragazzino in un Luna Park, che si chiama Il figlio delle rane, edito da Bompiani, e quindi sto girando di nuovo per i paesi. E detto questo, ci saranno dei film, delle serie, ma... Non si può dire niente, per Scaramanzi. Esatto. Grazie Giulio per la tua disponibilità. Grazie a voi e grazie a Bitonto. Ciao. Radio 00. Suona ciò che ami, più suona e più la ami.